Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Qui su server 2 con un gioco che si chiama Redout, che abbiamo in anteprima e che crasha come non mai, soprattutto in fase online. Sì, il single player non ci dà problemi, quindi oggi proveremo qui con voi il single player. Ovviamente il gioco va ancora sistemato perché ci ha fatto penare per 40 minuti e non siamo riusciti a giocare l'uno contro l'altro. Quindi diamo un'occhiatina al... Facciamo vedere un attimo il funzionamento, anche perché ci sono degli sbloccabili. Sì. Le classi in effetti delle astronavi sono sbloccabili, così gli viene il voltastomaco e muoiono tutti. Allora, per ora possiamo usare solo questa ship qua. No, possiamo usare questa classe in realtà. Sì, contratto fallito. Allora, vai su su ship, go to garage, perché questo non è il primo che mi sa che non possiamo usare questa, ma un'altra. Di sotto, sopra. No, cioè, hai comprato solo quella, perfetto. Quello che cercavo di... No, no, Start l'avevo fatto iniziare con un'altra, quindi... Vabbè. Probabilmente perché... non lo so. Allora, visto che non possiamo giocare uno contro l'altro, cercheremo di fare una sfida sul tempo per rendere tutto molto più interessante, giustamente. Allora, welcome trial. Dobbiamo ringraziare Valerio, che è uno degli sviluppatori per questo gioco, che ci ha dato in anteprima, e quindi vedrete in anteprima, prima dell'uscita del 2 settembre. Sì, il gioco è praticamente finito, anche se quello che abbiamo visto va migliorato un attimino quella che è la modalità online. Ora, non sappiamo se questi siano problemi dovuti al fatto che noi abbiamo provato a connetterci dallo stesso... IP, potrebbe essere, visto e considerato che per esempio a Battlefield questa cosa casca tremendamente sui coglioni. No, perché è partita la prima volta, poi tutte le altre volte è crashato. Esattamente come con Battlefield. Esattamente come con Battlefield. Perché non hai l'HUD del turbo? Non lo so. Ma l'hai tolto, perché tra le opzioni si può anche togliere eventualmente l'HUD. Anche perché così non capisci quando è carico il turbo e quanto ha... A quanto stai andando? Io non ho tolto nulla, non ho toccato nulla nelle opzioni. Cioè, ma magari passandoci, perché è successo pure a me, passandoci sono molto sensibili. Ah, sì, è vero, se ne vanno. E cambia. Magari al prossimo giro vi facciamo vedere, perché queste navicelle qui hanno una vita. Quindi se sbatti questa vita cala, esattamente come sta facendo. L'ho fatto per farvi vedere! Sì, anche adesso, per esempio. E il turbo si carica di volta in volta, quindi non conviene mantenerlo premuto, ma farlo caricare. Siccome noi non lo vediamo e non siamo ancora esperti, ma correremo tutti e due senza cazzo. No, l'HUD va ammesso, anche perché ci sono i chilometri orari. Scusa, che faccio? Io corro senza... Me ne frega, io te l'ho detto, io sto dicendo. Me l'hai detto, ma io già stavo correndo. Basta premere option e le rimetti, per esempio. Oh, bravo. Option. Vai giù. Perché sta off? Ship HUD è off. On. Madonna. Screen HUD on. Vai. Ok. Metti tutto. Resuma e si ripara. Oh, io non posso. Vabbè, fagli vedere anche le altre visuali. Fai l'uomo. Cazzo che ti frega, muoio con quelle. Non, perché adesso stai andando benissimo, mi hanno detto. Vabbè, guardate ragazzi, è veloce. Va sembra... bene, faremo il tempo migliore sui 100 metri. Sui tre lap. Quindi tu hai ancora il terzo lap per fare il tempo migliore, ecco. Quindi nell'app posso... Sì, in questo lap stai sbattendo come un maiale inferocito contro il recinto. Sì, però è solo perché non ho ancora capito bene certe meccaniche. Cioè, i calci spiegando. Come si danno? Te ne sto spiegando, i calci. Come però... si ricarica? Come vedete sotto a destra ci sono dei power ups che per adesso non ci è dato vedere, perché si sbloccano soltanto al di sopra del livello 3. Questa è una cosa che non apprezzo. Sviluppatori, mi ascoltate? Non apprezzo. Apprezzi perché magari loro vogliono mettere dei DLC che fanno sbloccare queste cose, quindi ha un prezzo. Apprezzo meno. Comunque. No, però c'è la modalità pure race, dove non si usano questi power ups. Pure race, nel senso corsa pura, e non è più un wipeout, è un normale gioco di corse tra navette. Ovviamente la state vedendo la grafica, è inutile che vi diciamo quanto sia figa. Unreal Engine 4 utilizzato abbastanza bene, un frame rate molto stabile, un bellissimo effetto velocità. Bravo comunque a Sinergo, che non sta sbattendo manco una volta. Poi vedremo la partita di Redez. Andrò piano, chi va piano va sano e va lontano. Questa è la parte che non mi piace, perché non si capisce niente quando sali su... Sì, perché c'è quell'alone rosso che un po' ti manda in confusione.
Esatto, quella è una cosa che ma forse siamo noi che abbiamo sbagliato qualcosa. Cioè, nel senso, lì non dovremmo entrare così a cuor leggero, perché no, magari c'è un veleno. Come c'è è come No Man's Sky quando entri in certe basi e c'è qualcosa sul tetto che ti picchi. Guarda che c'entra No Man's Sky. È uguale. Bravo, hai visto? Hai fatto una medaglia verde. A quando medaglia verde d'oro? Coloro. Allora, adesso Redez, ci vogliamo scambiare di posto? Questo è più centrale. Allora, tu hai fatto 1.5.418. È un bel tempo. Aspetta, no, devo fare retry. Merda. E sei salito a livello 2. Torna indietro. Sì. Adesso guarderemo la gara Career di Redez. Next event. No, non posso riscegliere. Se io volessi in qualche modo. No, quick race facciamo, Ma non credo. Arena race, ci sono le arene, che figo. Ci sono molte queste modalità. Sono le modalità, in effetti. Survival, speed, time attack. E dobbiamo fare race, ok. Quanto mi dispiace che non ci sia lo split screen. Cairo, che è questa. Con, vedi, bisogna arrivare a livelli alti per sbloccare queste cose. Abbiamo già sbloccato la Vanguard, però. Abbiamo sbloccato tutta la classe 1 in realtà. Però voglio correre con la tua. Giustamente. Che hai scelto tu. Era l'unica che potevo scegliere. Che non ho scelto io. Ma era l'unica. Ti ricordi il tuo scegliere. Tempo? 1.5.418. 1.5.418. Adesso. Ora lo scrivo su questo foglietto di carta. Vabbè, dai, poi rivediamo il video. 1.5.418 è un numero molto facile da ricordare. 1.5. Pressa Nikki. Oh no, te. No, non va bene così. Vabbè, dai. Corri, facciamogli vedere. La nostra gara è andata a puttane, ragazzi. Però possiamo farvi vedere. Ma magari non sbatto contro. Possiamo farvi vedere Redez. Però non, magari non sbatto contro i nemici qui. Ma si usano i power-ups qui. No, tu no. Non puoi, loro sì. Questo è vero, loro sì. Ma questo significa che tu sei svantaggiato, perché loro ti possono fiocinare. Io correvo da solo. Ah. Pensavo di essere molto più bravo di così. Invece sei una merda più di me. No, non sono una merda più. Magari sono loro che stanno a livelli più alti. Che cacchio ne so, stanno correndo come malati. 1.5.418. Mi aspetto da te almeno un 1.5.417. Non lo so, non so che cosa facciano quelle cose che sparano lì. Comunque c'è la modalità VR su questo gioco. Cioè potete giocarci anche con il VR senza aver mangiato prima, possibilmente. Perché è veramente veloce. Secondo te a quanto si va? Ah, c'è scritto. C'è scritto 600 all'ora. Ed è la prima navicella questa, eh. Sì, in Wipeout la caratteristica di Wipeout sono le velocità folli. Cioè si arriva a 1000 all'ora. Esatto. E credo che questa a livelli più alti si possa arrivare molto anche più di veloce più. Beh, comunque è molto divertente. La velocità. Se vi piace la velocità e giocate tipo un mese a sto gioco, no? Poi tornate su Forza, vi sembra di andare a due all'ora. Dai, niente, non li recupero. È veramente difficile recuperarli. Sono però molto, veramente curiosissimo di provarlo con il VR. Secondo me dà una sensazione meravigliosa. Un senso di profondità estremo. Beh, potrebbe essere, in effetti. E un senso di velocità, soprattutto, estremo. Beh, guarda, basta metterla così e già si capisce che cosa può regalare col VR, soprattutto. Oh, merda, non vedo più niente! Questa penso sia l'inquadratura migliore, perché se sei nella nave, vedi la carena della nave. No, che carena. È carina la carena. La carena? È carina. La cancrena. Dai, forza, 1.5.418, quello è il tempo che devi fare. Però mi sa che ce n'è fatto uno meglio. 1.4.268, quindi ti ho già battuto. Mi ha già battuto, vabbè, perché mentre io giocavo lui guardava. Ah, certo, sto anche combattendo contro altra gente qui. Stai sempre dietro con chi combatti. Guarda, corpo a te ne affanculo. Porco a porco qui. Comunque già ho vinto, quindi. Basta, pezzo di merda. Booster di merda. Dai, ma giocano sporco. Io non posso sparare, non posso fare niente. Infatti non ho capito perché loro possono e tu no, cioè. Perché io non sono a livello 3. Ma ho capito, madonna benedetta. Ma sto Final Fantasy ha fatti danni, veramente. Ha rovinato la storia dei videogiochi. No, questa cosa dei livelli serve in qualche modo per incollare il giocatore, ma. Sì, quale giocatore? Non me. Non lo apprezzo. Perlomeno nei race secondo me dovrebbe essere tutto sbloccato. Se vuoi fare la carriera è giusto. Però quando voglio correre normalmente, sì, lasciami tutto quanto. Questo è
È una cosa che... Vabbè, sostanzialmente pure in Call of Duty, quando fai la partita libera contro i bot, hai tutte le armi. Pure in Call of Duty! Io ho fatto 1-4, capo. Bravo. Sono arrivato sesto. Bravo. Vogliamo vedere un'altra mappa o un'altra... Facciamo vedere la prossima volta. Per adesso, e solo per adesso, abbiamo fatto vedere una corsa. E cambiamo anche ship la prossima volta. E c'è una mappa, cioè una, in realtà una serie di mappe, Abruzzo. C'è una mappa che si chiama Abruzzo. Penso che gli sviluppatori siano calabresi, per questo hanno... Vedi, ci sta. Questa si può riprovare, la Speedway. Alaska potremmo vederla, Abruzzo. Vedi che sono delle bellissime mappe, vedi? Sono tutte bloccate, mannaggia Eva. Io dico, sviluppatori, quando ci mandate un gioco, mandatecelo sbloccato, così possiamo... Cioè, Abruzzo, no? L'Abruzzo è giustamente tipo a Rio de Janeiro con... Vabbè, Abruzzo perché c'è tanto verde, esattamente come in Abruzzo. L'Alaska perché c'è tanto viola, no, qui perché c'è il ghiaccio. A Maielletta la potevano chiamare. Comunque, ragazzi, abbiamo terminato questo primissimo gameplay e noi ci vediamo al prossimo. Sempre con grandi emozioni e grandi velocità.